Renata Cerutti, candidata per patto civico a sostegno di Pierfrancesco Maiorino alle prossime regionali, si interesserà della provincia di Varese e di Milano. Qual è il motivo della sua candidatura? Sì, io ho accettato di candidarmi sia per la provincia di Milano sia per la provincia di Varese perché nel momento in cui mi è stato proposto ho considerato questa offerta un grande riconoscimento al lavoro che è stato svolto dalla lista civica che rappresento attualmente come capogruppo di minoranza nel comune di Turbigo. Evidentemente abbiamo lavorato bene ed è stato da Maiorino valutato il nostro lavoro come impegno appunto in una lista civica. Ho accettato poi anche perché ritengo che Maiorino abbia ben inteso che le liste civiche rappresentano veramente il pensiero dei cittadini, le necessità dei cittadini e non quelle dei partiti. So che il suo programma, i suoi obiettivi si declinano in quattro punti principali. Li vuole spiegare lei? Certo, allora sul manifesto che comparirà vedrete che ci sono quattro voci, sanità, ambiente, lavoro, educazione. L'acronimo diciamo, degli iniziali di queste quattro parole forma la parola sale. Sono pienamente convinta del fatto che il giusto ordine dato a questi quattro ingredienti possano veramente dare un sapore alla vita. Non è possibile coniugare l'uno senza l'altro. La sanità in questo momento ha bisogno di grandi interventi. Mi limito a dire che vorrei tanto che la tessera sanitaria potesse ritrovare valore maggiore rispetto alla carta di credito, in quanto sappiamo benissimo che chi oggi chiede una visita, un esame, deve aspettare molto tempo, mentre può avere lo stesso esame velocemente a pagamento. Inoltre, non vedo con piacere tutta questa, questo modo cerimonioso di rivolgersi ai medici e agli infermieri. Forse lo stesso tempo dovrebbe essere invece utilizzato per cercare di fornire loro una maggiore assistenza per quanto riguarda il loro lavoro, gli orari di lavoro, il loro impegno, quindi maggiore attenzione a chi oggi si deve occupare della sanità. Per quanto riguarda l'ambiente, Master Plan 35, chiaramente qui sulla zona ci sta impegnando, non siamo assolutamente sfavorevoli all'ampliamento del lavoro, di quelle che sono le possibilità di sviluppo. Io stessa sono titolare di un'azienda dal 1970, azienda che mio padre ha fondato nel 1930, per cui è da una vita che non sento parlare altro che il progresso di sviluppo economico. Però non si può realizzare questo sulla pelle della gente, cioè in questo momento ci stanno distruggendo con la volontà una brughiera di 44 ettari che rappresenta per noi un punto di respiro per quanto riguarda le grandi già difficoltà esistenti nel campo ambientalistico. Consideriamo per ultimo che abbiamo tutto il mondo che ci invita a conservare nel modo possibile tutto ciò che la natura ci ha dato. Quindi questa è una controtendenza che va assolutamente ripresa in considerazione. Per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda l'educazione, mi rivolgo soprattutto al mondo del lavoro tessile che conosco bene perché sono stata presidente per 12 anni dell'Associazione degli ex allievi del tessile di Busto Arsizio, la gloriosa scuola Facchinetti. Conosco molto bene le esigenze delle aziende della zona e mi rendo conto che mancano tecnici. I tecnici sono assolutamente non più preparati, non ci sono più tecnici, ci sono scuole che informano ma non che formano, quindi aziende che hanno necessità di poter continuare nel momento in cui tutto il personale andrà in pensione, non hanno ricambio.